Il 19 marzo 1950 la squadra pesarese di pallacanestro vince a Pavia per 32-29 la partita decisiva per l'ammissione alla massima serie nazionale. Nello stesso anno inaugura il campionato ricevendo la Robur Ravenna al campo di Viale della Vittoria. Comincia l'età dell'oro del basket pesarese con Fava, Angelini, Bontempi, Renato e Fulvio Ragnini, Della Fornace, Fronzoni, Gaetano e Giorgio Lanfernini, Minelli, Pensalfini, Luciano e Lionello Cioppi, Raspani e Rossi. Sinudine in vantaggio. Giumbini, Zampolini al tiro della disperazione, realizza, mancano due secondi, tiro disperato, è finita ragazzi, la Scavolini ha vinto. Villurban, Kicianovic al tiro, ancora canestro. Sta per scadere il tempo, 5 secondi, 4, 3, è Zaniel che è andato a realizzare, termina l'incontro, 111-99. Fallo questo della disperazione di Mike D'Antoni su Walter Magnifico. 2 minuti e 29 secondi al termine. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Costa da 3 punti. È finita. Campioni d'Italia. Campioni d'Italia. È qualcosa di mostruoso. Secondi, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, Zampolini da 3, sbaglia, mai finita, campione d'Italia, la Scavolini Pesaro è campione d'Italia, Pesaro è campione d'Italia, una gioia infinita ci coglie, Pesaro per la seconda volta è campione d'Italia, strameritatamente. Vorrebbe passare a Costa, brutta, ha recuperato il palleggio. Sotto a Day, stupendo, Darren Day, 2 per lui. Con Magnifico fuori, adesso quando rientra lui sarà... Da 3, Darwin Cook! Più 2 la Scavolini. Day, passaggio rischioso. Ci prova Darwin, bomba! Darwin Cook più 5 Scavolini, 1.39 da giocare. In tutta la partita su 7 tentativi. La Scavolini Pesaro a 1 su 2 nella linea dei 6,25 m ed ora va a segno ancora Darwin Cook. Realizza, finisce la partita, la Scavolini vince la sua seconda Coppa Italia dopo averla vinta nel 1985, la rivince nel 1992. Davvero grandi tutti, vedete Porelli che consegna la coppa a Walter Magnifico. Scavolini di Pesaro, ecco lo splendido trofeo che viene alzato. Fanno il fallo tattico? Non penso. 5, va Carlton Myers, arresto, tiro, segna!
Scavolini in finale, 84-82, il grande, mitico Carlton Myers elimina la Stefanel, una festa terrificante in campo. Siena. Adesso Frausini, bravo a rubar palla a Thornton e Ford può andare a schiacciare. Più 9 Pesaro. Intanto Milic contro Moldù, situazione favorevole per lui, riapre Ford, il tiro di Ford per il sorpasso, è da 3 punti, più 1 Scavolini. Elliott viene a prendere palla Ford contro Allen adesso, Ford punta l'avversario, arresto e tiro da 2 punti, il meglio alla fine per Alfonso Ford. Il primo passo di Cavaliero contro Basile, fuori per Hackett, tutto chiuso, gran difesa di Lunen, allora bisogna ricominciare da Jones, no, e questo è un canestro senza parole, senza commenti. Siamo subito con Luca Di Bella e con Coach Dalmonte. Blocchi in sequenza, si va del Sontarne, si alza per la tripla, a segno il Sontarne! Entra la tripla, da 2 per il pareggio, da 3 per la vittoria. Tripla è stata e tripla è entrata. Finale pazzesco all'Adriatic la Arena. Consultinvest rimane in Serie A. Vecchio cuore biancorosso. Caserta retrocede in Lega 2. 2-1, tutta una stagione e una partita. E vinciamo, Consultinvest vince questa gara. Che la tiene. È fatta, è Serie A, ragazzi. È fatta, Pesaro batte Cantù, rimane in Serie A, può progettare un futuro più roseo con il suo sponsor Consultinvest, presente a soffrire con tutta Pesaro, con questi 7.000 tifosi. Giusto così. E la Serie A dell'anno prossimo avrà ancora la Consultinvest Pesaro. Serie A.